Siamo usciti stamattina in mare con la voglia di vincere due regate, eravamo confidenti che avremmo potuto farlo. I ragazzi a bordo sono stati bravissimi, sono stati concentrati, non era facile. Sono partiti bene. Purtroppo, io non so, abbiamo qualcosa con Eolo che non ci aiuta. Subito dopo la partenza ha dato un salto a 65 gradi, tutto. L'asse del campo di regate era 45, come al solito. Io non so, abbiamo veramente inventato anche la Kiwi, il Kiwi Shift, mentre è saltato da 45-65 per 15 secondi. Ovviamente, quando li abbiamo fatti rimbalzare, da lì purtroppo la regata, insomma, era già stata un po' compromessa. I ragazzi poi sono stati bravi a non mollare, hanno recuperato al giro di boa, però alla fine. Purtroppo poi quando il vento ritorna normale vuoi proteggere il lato destro perché fa, come si dice in gergo, molto scodello sotto l'isola e niente, è andata a finire così. Ovviamente non siamo contenti del risultato della giornata. Dai, dopo che vinci tre regate, una finale di Coppa America, inizi a crederci. Abbiamo dato tutto, ogni giorno siamo andati in mare. Cosa posso dire? Voglio ringraziare tutte le persone in Italia che ci hanno seguito, è stata un'emozione fantastica avere tutto questo supporto all'Italia, non pensavamo di avere tanti fans dietro di noi. Voglio ringraziare il team per l'opportunità che mi ha dato, aver lavorato in questo gruppo di persone per più di 3 anni è stato fantastico. Ringrazio ovviamente Patrizio Bertelli per l'opportunità. Mi ricorderò a lungo questi 3 anni e mezzo e forza Luna Rossa. Grazie.